Scusate. Basta. Allora, cominciamo con l'indovinello. L'altra settimana l'indovinello era il seguente: se togli il primo e l'ultimo diventa blu. Qualcuno l'aveva già indovinato perché era molto semplice, però diamo lo stesso il risultato. Era il battello a vapore, perché se togli il battello a vapore diventa blu. Blu, vapore, battello. Vabbè. Ok? Allora, cominciamo. E vorrei subito... Guardate chi c'è! Dammi la mano almeno, salutiamoci. Ragazzi, veramente un grande Vincent Candela! Giuseppe Pancaro! Hai il cellulare? Dammelo. Prendiamo il cellulare e sento una voce che mi dice ce l'ha. E lei è Carola Fiorini, però ce l'ha anche lei, vero? Non ce l'hai? Cos'è questo? Cos'è? Gabriele Cirilli! Accendilo, Giuseppe. Complimenti alla ragazza. Tu sei la fidanzata di Pancaro? No. No? No. Adesso l'ha detto schifata, si vergognava. No. Perché, voglio dire? È acceso, Gabriele? E poi, signori... grazie, Giuseppe, dammelo. Fai il codice PIN. Non fare il furbo. Ma che sta in silenzio stampa? Non parla. Vabbè, noi non insistiamo. Oh, guardate chi c'è. Scusa, Gabriele, mi tieni... No, tienimi i cellulari. Devo salutare... Ragazzi, Schicchi! Riccardo Schicchi! Eva! Come? Non te la do solo se togli i guanti, metti un'altra parte. A lei, ragazzi, scusate, a lei questo guanto non piace e io lo tolgo, non fate scemi, sto dicendo non piace, lo tolgo perché la battuta è bella, però, come stai? Dai, come va? Bene, grazie. Bene. Hai il cellulare? Ce l'ho, però devo accendere. Allora accendimi il cellulare. E io vorrei anche quello. Rosa, che carino. Riccardo, il tuo? Su, io so chi ti chiama, vero? Sì. Bene, aspetta che te lo sento. La sfondata, chi è? Guarda che nomi che ha. La vacca. Chi è la vacca? Sti nomi strani. Grazie. E noi ci spostiamo da questa parte. Mario Marenco. Buonasera. Come va? Una chiavica. Una chiavica. Sì, non ti sento. Una chiavica. Perfetto. Complimenti alla cravatta. Bene, hai il cellulare con te? Quello... Ma lui parla, si esprime a gesti, Il cellulare ce l'hai? Sì. Quello rotto. Sì, è rotto, daccelo rotto. No, ma io ti do quello rotto, perché sennò tu ti do quello nuovo e me lo scassi. Sì. Sì, non... Ecco, che è cascato. Ne è cascato un pezzo? Vedi che bel cellulare che c'ha. Dopo ti presto 100.000 lire, 300. Guardate che cellulare che c'ha. Ma io non ho parole. Vabbè, lo aggiustiamo noi. Con un po' di scotch. Sì, l'hai acceso o è finto? No, si può accendere. Sì. Si può accendere. L'accende. Intanto, signori, guardate. Ma io oggi è una giornata particolare. Io non ho parole. Ma guardate chi c'è. La protagonista, che è famosissima. Come ti chiami? Giada. Mi hanno detto, non c'è bisogno di presentarla perché è già famosissima con Incantesimo. È molto famosa. Io l'ho vista una volta in un film e lei in questo film... che cosa hai fatto tu in quel film? Grazie, acceso già, vero? Giada, tu hai il cellulare? No? Guarda chi c'è vicino a Giada. Ma non è possibile. Luca! Come stai? Luca!
Come va? Bene. Io consegno tutto questo a uno sconosciuto che ha fatto tipo 5 anni di televisione, però non l'ha mai visto nessuno. Walter, vedi, non lo sapete. Non lo sapete. Santillo, ve lo dico io. Buonasera, come va? Buonasera, che devo fare? Allora, ti consegno tutto questo a te e a Joseph. E a Joseph, come va Joseph? Grazie a te. Lui è il nostro Fonzi, eh? È il nostro Fonzi alla missione che si occuperà. Cosa succederà quando squillano? Tu devi insieme a Walter. Devo rispondere al telefono e cercare di fare il tuo telefonato. Devo fare deviare le telefonate sul nostro telefono. Ecco, deviare le telefonate su quel numero che hai. Cioè, che devo dirgli? Ti chiamate quel numero lì? Adesso capisco perché sei sconosciuto, Walter. Sì. E che cosa c'è? Risponderò io da questo telefono, va bene, verde. Dunque, tutti quelli che ci hanno dato il telefono, i personaggi che abbiamo ospiti, chiameremo loro, chiameranno, risponderemo facendo delle gag. Va bene? Forte. Allora, però, pensate che è accoppiata Joseph Santillo. Eh? Allora noi lo facciamo subito, vediamo questa puntata con Giove e Santillo dove ci porta. Attenzione Joseph Ferrovie dello Stato Santillo, servizio, vediamo dove ci porta. SS informa. Per informazioni relative agli orari dei treni dica sì. Per una bella idea questa, dica sì, no. Perché tu chiami a 8 e 9 parti. Mi sì, scusi, sì. Non ho capito. Per informazioni capito. Relative agli orari dei treni dica sì. Per altri tipi di informazioni, dica no. È chiaro. Sì. Il servizio è automatico e fornisce gli orari dei treni che collegano le principali città italiane e alcune città europee. La preghiamo di rispondere dopo il segnale acustico con voce naturale. Ora, dica la città di partenza. Joseph. Dica la città di arrivo. Santillo. Attenzione. Parli chiaramente e solo dopo L'ho detto Santillo. Città di arrivo. Santillo, capisco che è sconosciuto, ma così si chiama. Santillo. Treno Ciro Campello? Sì o no? Ciro? Grazie. Basta. Cosa ha detto treno? Ciro? Va bene, partiamo col primo annuncio.